Allora, in compagnia di Michele Laino di Fototopia Albidona, che praticamente è un progetto sulla fotografia. In questo caso all'interno di una manifestazione molto particolare che è Fotocunti, in collaborazione con l'associazione La Piazza. Chiediamo a Michele di parlarci un po' di questo progetto e soprattutto dell'associazione di cosa si occupa. Allora, Fototopia Albidona è un percorso artistico-fotografico che scaturisce dall'incontro di, insomma, l'incontro mio di Oreste Montebello, un fotografo professionista di Soverato, e Asmara Bassetti, una fotografa e giornalista di Falconara, di Torremezzo di Falconara. È un percorso artistico-fotografico che è stato progettato ad Albidona, nell'Alto Ionio Cosentino, e ha coinvolto 12 tra fotografi professionisti, fotoamatori e artisti. Questo percorso si snocciolava in 8 incontri a varie tematiche fotografiche. Aveva come obiettivo quello di usare il pretesto fotografico per rivitalizzare un paese in forte via di spopolamento, che è appunto Albidona. Purtroppo il progetto in sé per sé non ha avuto luogo, doveva partire a marzo, non ha avuto luogo, beh, per problemi numerici, diciamo. La cosa bella e divertente è che questo, tra virgolette, fallimento ci ha portato alla conoscenza e alla collaborazione di altre realtà sul territorio calabrese, e da quello che poteva sembrare apparentemente una disfatta è nata invece una serie di collaborazioni che si sono espresse in varie uscite fotografiche per i borghi della Calabria settentrionale per adesso, e la collaborazione appunto con l'associazione La Piazza di Ivan Arella e i suoi collaboratori per la progettazione di Fotocunti. Michele, un'ultima domanda. Per diventare un fotografo, per essere un fotografo, visto che ormai gli smartphone praticamente la fanno da padrone, si posta qualunque cosa in maniera più o meno professionale, ci vuole una qualifica, un attestato, qualcosa, o basta semplicemente associarsi, ad esempio, a un'associazione come la vostra, un progetto come il vostro, e fare esperienza sul campo? Io parlo da neofita, ok? E parlo da esterno alla fotografia. Quello che ho potuto capire, stando a contatto con questi bravissimi professionisti e fotografi, è che la fotografia è un'espressione artistica. E più che un'espressione artistica, è un'espressione di un sentimento, di quello che si ha dentro. Noi esprimiamo le nostre emozioni in vari modi, cioè chi lo fa. Chi lo fa con lo sport, chi lo fa con le arti, chi lo fa col proprio lavoro, c'è chi lo fa in questo caso con la fotografia. Ed è qui che sta la differenza tra un fotografo, secondo me, un bravo fotografo, e uno che schiaccia un tasto. La differenza è proprio che guardare la foto di un fotografo, ti emoziona.